giovane signore era solito recarsi in segreto a Roccogiolo. In una mattina di fitta nebbia, più volte sollecitato, si era infine alzato con aria assonnata e sospirando stava per allontanarsi da Roccogiolo, quando una dama di compagnia, chiamata Giugiò, sollevò una delle grate e spostò la tenda, come per invitare la sua signora ad accomiatarsi da lui, accompagnandolo con lo sguardo. La signora di Roccogiolo sollevò la testa dal guanciale e volse gli occhi verso l'esterno. La figura del giovane, che si era fermato a contemplare i fiori sbocciati a profusione ai piedi della veranda, appariva di una bellezza ineguagliabile. A 12 anni, nella stessa sera in cui si è svolta la cerimonia per il mio ingresso nella maggiore età, mi è stato detto che avrei trascorso la notte con lei. Anche se ero già adulto per la mia età e vezzeggiato dalle dame della corte imperiale, le donne rappresentavano ancora soltanto l'oggetto dei miei desideri. Le consorti del sovrano mio padre erano belle, raffinate, nobili, colte e affascinanti. Tra di esse in particolare la dama del padiglione del glicine, che mi avevano detto fosse l'esatta copia di mia madre, aveva risvegliato il mio affetto e la nostalgia per la madre che avevo perduto. Le dame di compagnia erano affettuose, piene di talento, vivaci. Sin dal momento in cui ho cominciato a comprendere il senso delle cose, sono stato circondato dalle donne. Sono cresciuto soffocato dal loro profumo. Tutto quello che desidero è soltanto essere avvolto dal calore e dall'affetto di una donna. Eppure, non ho mai incontrato una donna così fredda e insensibile come la signora degli Aoi. Tu sei capace di inebriarti delle tue stesse parole. E anche quella volta tu sembrava che stessi intessendo un romanzo. E ti compiacevi del tuo ruolo di uomo poco amato dalla propria consorte. Un'altra volta hai portato un esempio per dimostrare quanto la signora degli Aoi fosse insensibile. E allora ho avuto l'impressione che i capelli neri di quella donna, che quando ero uno spirito malvagio mi si avvolgevano intorno ai polsi, ora mi penetrassero nella carne, come centinaia di serpenti avvolgessero tutto il mio corpo. E allora ho trascorso la notte gemendo tra rivoli di sudore. Ma quando avevo pregato che si prendesse la mia vita al posto di quella del bambino, ma perché non avevo voluto aggiungere anche il nome della signora degli Aoi?